Salve a tutti, io sono Ala e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo video che, come da titolo, sarà il video acquisti dell'ultimo periodo, pre e post pandemia, potremmo dire, ma soprattutto sarà il ritorno dei video acquisti. Questo perché qualche tempo fa vi dissi no, mi fanno cagare i video acquisti, mi annoio a registrarli, non li faccio più. Ho cambiato idea, ovviamente solamente gli stupidi non cambiano idea, perché in realtà questo video è figlio di una live. Di una live che in realtà ho fatto qualche giorno fa su questo canale, in cui vi facevo il video acquisti. Infatti la mia idea per il futuro è quella di fare in anteprima una live con i video acquisti, in cui possiamo così anche chiacchierare più direttamente io e voi, chi c'è insomma alla live, e poi fare un video acquisti normale. Questo perché purtroppo la mia connessione fa cagare e di conseguenza non c'è una perfetta sincronizzazione fra la voce e il video, quindi sostanzialmente le mie future live saranno dei podcast nel senso che sarà tranquillamente possibile seguirli senza guardare il video, perché tanto il video farà cagare. Comunque, detto questo, nuovo video acquisti, nuove luci, sto cercando un po' di capire come sistemarle, ho comprato le softbox e ho già caldo ora, non oso immaginare quest'estate. E ultima cosa, cercherò di fare questi video acquisti un po' diversi, insomma, ricomincerò a farvi vedere i video, quindi non ci saranno più le immagini in sovraimpressione, ma vi farò vedere direttamente i volumi. Spero vi possa piacere questo nuovo mio modo di fare i video acquisti. Fatemi sapere se vi intriga, se vi piace anche l'idea delle live in anteprima. Questo perché comunque mi piace comunque premiare, potremmo dire, gli iscritti più attivi con una live, perché insomma gli iscritti occasionali o quelli che passano di qui così tanto per i video acquisti di sicuro magari non vedono la live. E niente, insomma, tante giri di parole per dire: ci saranno le live con i video acquisti e qualche giorno dopo usciranno i video acquisti normali. Bando alle ciance, cominciamo subito con i volumi. Cominciamo come al solito con i volumi che non ho letto e comincerei quindi con il numero 24 di Blue Exorcist di Kazuo Kato. Una storia che mi piaceva tantissimo, che ho interrotto la lettura perché usciva un volume una volta ogni morte di Papa, ma come potete vedere qui alle mie spalle ho i volumi precedenti al 24. Infatti sono bloccata al numero 16, cioè devo leggere il numero 16 e quindi non ho letto questo numero 24, ma le cose che ho visto mi hanno esaltata tantissimo. Kazuo Kato è un'autrice che io amo, soprattutto per i disegni, sono fantastici e sono veramente molto curiosa di portare avanti questa serie, e mi dispiace veramente tanto che non sia, potremmo dire, nelle top degli altri miei, delle altre persone, insomma, cioè mi dispiace che se ne parli poco perché è una serie veramente molto interessante. Passiamo adesso invece a tutti i volumi che ho letto, che sono messi in ordine in base al numero di volumi presi per ogni casa editrice. Quindi cominciamo dall'unico volume che ho comprato per Goen ed è Alice Academy numero 31. Mi sono dimenticata di dire una cosa nella premessa, cioè che ho avuto un po' sfiga io, perché molti di questi volumi sono quei volumi che sono usciti prima del lockdown, solo che io non ero stata in fumetteria perché dicevo: ma sì, ci vado un altro giorno, ci vado domani, bla bla. Alla fine non sono mai andata, quindi tanti volumi erano in ostaggio nella fumetteria chiusa. Poi il 18 aprile, quindi dopo Pasqua, sono andata a ritirare la maggior parte di queste cose, cioè tutte le cose che avete visto, che vedrete in seguito, e però appunto poi il mio fumettaro si è ammalato, non so di cosa, insomma magari era solamente un'influenza passeggera, e poi la fumetteria ha chiuso per restaurazione, dovrebbe aprire ai primi di giugno, quindi tutte le cose che sono uscite in questo periodo non le ho comprate, ovvero non ho comprato Beastars, non ho comprato Domestic Girlfriend, non ho comprato Tokimeki Tonight e un altro volume, e non ho comprato le short stories di Asano, quindi non chiedetele perché sennò piango, visto che le avrò a inizio giugno. Comunque, come vi dicevo, ho comprato per Goen, e non c'è anche Dentro Mary, che vorrei comunque comprare. Comunque, ho comprato quindi il volume numero 31 di Alice Academy, ultimo volume, che presenta all'interno un mini posterino,
non staccabile, a differenza di quello che avevano messo in qualche volume precedente, che era proprio un foglietto staccabile. Volume 31, volume di conclusione. Alice Academy è uno dei miei shoujo preferiti, è una storia estremamente complessa, estremamente articolata, con tantissimi personaggi, e io di solito odio i manga affollati di gente, però questo qui l'ho amato perché sono tutti perfettamente caratterizzati, non ci sono personaggi macchietta, ma sono tutti funzionali alla storia. È uno shoujo estremamente crudo, soprattutto anche per alcune tematiche affrontate come la morte, sentirsi abbandonati, l'amicizia che può portare comunque anche delle sofferenze, e io ve lo consiglio veramente tantissimo. Unico problema, pubblicato da Goen, quindi è un po' impossibile trovarlo. I disegni mi piacciono veramente veramente tantissimo, sono tipicamente da shoujo, quindi molto luminosi e molto sbrilluccicosi. Poi passiamo agli acquisti che ho fatto per J-Pop, che sono due. Il primo, ve ne ho già parlato, ovvero il volume numero 1 di Love Stage di Eiki Eiki e Tai Shizau. È uno yaoi perfetto per chi inizia con questo tipo di storie. I disegni sono, come sempre, estremamente belli. La storia, appunto, parla di due personaggi che appartengono, uno di più, l'altro di meno, al mondo dello spettacolo, e ovviamente si innamoreranno per forza, insomma. Ve ne parlo un po' così velocemente perché ho fatto un focus on che vi lascio qui in alto nelle schede. L'altro volume per J-Pop che ho preso è The Promised Neverland numero 14, volume che non ho letto perché ho fatto un peccato, ho peccato e ho letto le scan, perché dovevo sclerare con una mia amica, cioè una mia amica sclerava, mi ha chiesto di leggere le scan, io le ho lette, ho detto vabbè, tanto il volume lo compro. Qui c'è un mega colpo di scena che è facilmente immaginabile dalla copertina, che a me ha fatto schifo sinceramente. Era telefonato, cioè già dal volume 2, 1 quasi, si presuppone, si presagisce questo colpo di scena. E sono, allora, a me The Promised Neverland non sta piacendo ultimamente, non mi piacciono i disegni, li trovo estremamente approssimativi, proprio brutti alle volte, mentre i demoni sono invece bellissimi. Purtroppo in questo volume si aggiungono altri personaggi di cui sostanzialmente non me ne frega nulla, e spero solamente che saranno carne da macello per la storia successiva, anche se in realtà io so già come va avanti, quindi di sicuro ho già letto il volume 15 e mi sono fatta fare degli spoiler sulla storia, e sinceramente mi ha molto delusa perché finisce un po' a tarallucci e vino, ma ovviamente non voglio farvi spoiler. Passerei quindi ai volumi che ho preso per Planet Manga. Ho preso il volume numero 21 di Fruit Basket, che sapete che è una serie che io amo alla follia. Anche questo è uno shoujo fantastico, mega sfaccettato, introspezione dei personaggi veramente ai limiti del realismo, veramente. Nel senso che sono molto, molto realistici, nonostante comunque le situazioni siano molto drammatiche dal punto di vista emotivo, e questo volume veramente ci fa piangere. Succede una cosa che noi tutte shoujare potremmo dire, che amiamo farci venire i palpitini al cuore per le storie d'amore, aspettavamo, solo che finisce nel peggiore dei modi, potremmo dire. E anche se veramente io ho pianto tantissimo, in questo volume abbiamo anche una bellissima rivalutazione del villain principale della storia, e io sono veramente triste per il fatto che questa storia possa finire con il volume numero 23. Altro volume di Planet, poi passiamo a Star Comics, è un volume unico, ovvero Reiraku, la caduta di Asano. Anche di questo vi parlerò velocissimamente perché ho scritto la recensione, come anche ho scritto la recensione di Alice Academy. Reiraku è appunto questo volume unico di Asano, sostanzialmente il contrario di Solanin, cioè, perché se Solanin è un volume molto positivo nonostante tutto, Reiraku in verità no, è una storia estremamente negativa che fa ovviamente riflettere tantissimo. Il protagonista Kaoru è un fumettista che dopo 8 anni vede completare la sua serie di punta e deve riprendere in mano la propria vita e vedere cosa vuole farne, insomma. E ovviamente quindi è interessantissimo sia per i discorsi metanarrativi legati al mondo del fumetto, sia per tutte le riflessioni, comunque le riflessioni interiori di una persona che forse non ha ben capito dove vuole andare.
non vi dico nient'altro, appunto, perché altrimenti poi non posso dirvi niente in più rispetto alla recensione. Finiamo quindi con Star Comics, dove ho acquistato in verità più volumi rispetto a Planet Manga, strano in verità, ma in realtà perché ho finito una serie. Ma cominciamo prima con gli altri volumi, che sono volumi di continua e di continuo di serie, ovvero il numero 13 di Yona, la principessa scarlatta, di Mizuo Kusanagi. Anche questo è uno shoujo che mi piace veramente tantissimo, uno shoujo d'ambientazione storica. Ci troviamo infatti nel regno di Koka, dove appunto la principessa Yona è stata costretta a scappare a seguito dell'assassinio di suo padre ad opera di suo cugino. Questo volume è molto molto interessante perché si parla tantissimo di strategie militari, battaglie, proprio in questo volume c'è un'effettiva battaglia a me piace tantissimo, mi piace tanto. Ho anche molto rivalutato il personaggio di Suwon, cioè il cugino di Yona che ha compiuto l'assassinio di suo padre, perché appunto porta comunque tante riflessioni su il buon governo, il cattivo governo. Il re Il era un re che odiava totalmente la guerra, quindi in alcun modo voleva schierare appunto il proprio esercito, in realtà lasciando il proprio paese nel più totale caos, e in qualche modo quindi Suwon si è sostituito comunque con una azione comunque ovviamente spregevole a un re sostanzialmente incapace. Molto molto interessante, io ve lo consiglio tantissimo e comunque sono veramente contenta che Star Comics l'abbia portato in Italia. Altra serie che sto seguendo di Star Comics è e ho comprato, è il volume 3 di Tokimeki Tonight, ovvero Renzi la strega, di Koi Ikeno. Di questo qui è già uscito il volume 4. È una storia che mi piace tantissimo, sono molto predisposta nel recuperare shoujo vecchi, potremmo dire, cioè già Fruit Basket è uno shoujo vecchio perché comunque è una ristampa, e Tokimeki Tonight è estremamente divertente. La protagonista Ranze è figlia di un vampiro e di un licantropo e vive nel nostro mondo, però nel mondo degli esseri umani, è innamorata di un ragazzo e ovviamente questo porterà a tantissimi problemi. L'edizione di Star Comics da 5,90€ visivamente parlando mi piace, edizione no, perché ovviamente la sovraccoperta è come al solito, ecco adesso quando devi vedere le cose, è larghissima, scivola tantissimo, la copertina è fatta in carta velina e sinceramente mi dà un po' fastidio, però la storia mi piace, saranno solamente 12 volumi, di conseguenza la porto avanti molto 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 volentieri. Ce la faccio, scialingo un po' oggi. Comunque, andiamo avanti con appunto la serie che effettivamente ho concluso, e sto parlando di Beelzebub, di cui ho acquistato dal volume 17, sì, dal volume 17 al volume 23, questi qui sono i primi 4 volumi, cioè dal 17 al numero 20, sono ferma a leggere al 20, lo sto leggendo, me lo sto comunque godendo particolarmente, e poi ho acquistato appunto il 21, il 22 e il 23, dal 24 al 27 li avevo comprati al mercatino dell'usato, vi lascio qui nelle schede il momento in cui li ho acquistati, e poi ho acquistato anche il 28 che è l'ultimo volume, che a saperlo non l'avrei comprato, perché la storia principale si conclude col numero 27 e questa qui è una raccolta di short stories, e di solito le short stories mi fanno cagare, tanto che tipo per esempio per Ali di Farfalla non ho neanche preso l'ultimo volume perché sapevo fosse una raccolta di short stories. Perché non mi piacciono le short stories? Perché a me piacciono le conclusioni, cioè mi piace quando una serie arriva alla sua conclusione, spesso sono conclusioni anche ad effetto, e purtroppo aggiungere un altro volume di short stories mi dà l'impressione che la storia non sia ancora finita, quindi che abbia ancora qualcosa da dire, e poi in realtà non è vero, perché tutte le short stories di solito sono solamente divertenti, un po' così per cazzeggiare, o comunque perlomeno di sicuro saranno quelle di Beelzebub, perché sostanzialmente è un manga comico di mazzate, molto divertente, che vede appunto protagonista il ragazzo in copertina, ovvero Oga, che deve allevare il figlio di Satana in qualche modo, perché Satana ha voluto affidare a un teppista suo figlio per insegnargli a distruggere la terra e comunque portare poi alla distruzione del nostro mondo, anche se ovviamente questo diventerà un obiettivo ovviamente secondario.
A me piace tanto, comunque lo leggo molto molto volentieri e sono contenta di averlo recuperato, soprattutto con un po' di sconticino su Amazon appunto durante la chiusura della mia fumetteria. Ho detto vabbè, la fumetteria è chiusa, non posso comprare nulla, allora mi porto avanti con le serie che ho iniziato e che non ho più concluso. Questi erano tutti manga, vi menziono un attimo velocemente l'altro volume che ho acquistato in edicola ed è Dimentica il mio nome di Zero Calcare nella collana Visioni, cioè la collana che esce il martedì con le graphic novel italiane. Anche di questo non vi dico nulla perché appunto anche di questo uscirà una recensione. Quindi, per questo video acquisti è tutto, fatemi sapere qua giù nei commenti qualcosina, insomma, chiacchieriamo un po' delle serie che sono uscite e niente, fatemi sapere come, se vi piace questa idea appunto della live in anteprima con i video acquisti, così si chiacchiera un po' di più, e poi appunto del video acquisti effettivo. Fatemi sapere se vi piace anche l'idea di averci lo sfoglio del manga in sovraimpressione. Non lo so, vediamo, se diventa una cosa troppo noiosa da montare per me, lo toglierò. Comunque per questo video è tutto, io vi saluto e ciao ciao!